Io sono Don Chisciotte, il cavaliere errante più noto di tutti i tempi. E nel tutto il mondo conosce la figura, la trista figura di Don Chisciotte. Padrone... L'errante cavalier guerra sempre. Chiedo venia, ma... Padrone... Ehi, Bolin! Avversar suo! Padrone... Perché io posso sconfiggere chiunque! Giganti, non giganti, nani, non nani, chiunque, perfino i draghi! Ecco un drago! Parte i draghi! Padrone... Questo sarà il mondo di Don Chisciotte. Padrone, veramente... E dei mulini non si saprà più niente. Padrone... Né di loro, né di Rosita. Rosita, quella maledetta gallina con i biscotti più buoni del mondo. Io sogno un mondo dove tutti i mulini, bianchi, neri, olandesi, ad acqua, con mugnai, senza, ad alberi, ad aria, a qualunque cosa, stiano bruciando, tranne i mulini a fuoco, quelli siano anacquati. Signore, volevo dirle che io avevo letto un libro. Anch'io, migliaia, anzi milioni. Ma tu sai leggere, Sancho? No, mi piace guardare le figure. Comunque, ho letto di questo cavaliere errante, il più forte, il più errante di tutti i tempi, chiamato Solomon Kay. Non è possibile, io sono il più grande cavaliere errante. Ho errato per la manica, queste mi sono troppo corte. Ho errato per la mancia, ne avevo dato troppo. Io erro sempre, ovunque. Chi sarebbe questo Solomon Kay? Ma dovrebbe essere un giovine inglese, capelli rossi, bel fisico. Era addirittura anche i congiuntivi, ma comunque io ambasciatore non porto pena. Gli scriverai una lettera, Sancho. Tu che sai scrivere ma non sai leggere. Gli scriverai una lettera in cui dirai che io lo sfido a duello. Un duello in cui ognuno di noi farà un'impresa straordinaria. Un'ardua impresa. E quella che avrà più risonanza... Avrà più risonanza. E quindi, padrone, quale impresa pensavate di imbarcarvi per sconfiggere questo Solomon Kay? Ho deciso di compiere un'impresa ardua. Non molti nemici ancora sono rimasti a combattermi. Quindi dovrò andare in terre sconosciute, in Romania, dove ci sono vampiri, lupi mannari, nani da giardino, esseri molto crudeli e molto spietati, soprattutto gli ultimi. Non potrò fare a fermarmi, Sancho. Ho già preso la mia decisione. Lo so, è arduo, ma dovevi accettarlo. Io partirò e li sconfiggerò. Un vampiro, porterò la sua testa qui. Non fermarmi, Sancho, lo so che ti mancherò, ma devi avere rispetto per le mie scelte. No, Sancho, no, non fermarmi. Muoviti, devi venire con me, sei il mio servo. Sei tu, fellone marrano, che pensi di essere più forte di me, ma ti sbagli, perché sono io, Solomon Kane, il più bello, e sono l'unico cavaliere errante davvero degno di questo nome. Del resto, io ho sconfitto tantissimi nemici, non solo il mio acerrimo nemico, mio fratello, Malattia, ma anche Bello Semperpulcher, la mummia azteca. E poi fammi pensare, beh, tante ce ne sono che non me ne ricordo. Fammi pensare, sono troppe. Sono io il cavaliere errante, il più errante di tutti, perché quando si parla di errare sono io che erro. Erro così tanto che erro anche tutti i congiuntivi. Per esempio, cerco di dirlo giusto, se starebbimo facendo un compito di grammatica, saresti io il più bravo e prenderebbi 4. Ma tu non mi capisci, fellone marrano, sto parlando con te, brutto tanghero! Non c'è bisogno
E urli Solomon, io ti sento benissimo, sono qui. Forbillo, ma che cosa sei venuto a fare qui, nelle mie terre di erramento? Ma sono qui perché ti dovevo portare una cosa. È una cosa che... non mi ricordo bene che cosa. Oh sì, la lettera! Oh, mi hai fatto paura! Stai ben attento che sono armato fino ai denti! Ma che cos'è questa lettera? Io l'ho letta, Solomon, dice un sacco di cose interessanti, ma siccome non so leggere non ho capito niente. Ma malattia sa che sei qui? Una missiva per il signor Solomon Kane, molto urgente. Sì, la consegno io, Solomon, lo conosco, amico mio, gliela porto io, grazie. Cosa faccio? Lo dico al capo? Però se glielo devo dire, gli devo anche dire che ero fuori dal castello perché avevo seguito quella mosca che adesso è... non so dove... qui. Glielo dico o non glielo dico? Cosa devo fare già? La lettera Solomon, sì. No, io non glielo dico questa volta, non glielo dico. Il capo sarà fiero di me perché per una volta nella sua vita Morbillo sa fare le cose da solo. Ma certo, ma vuoi che faccia una cosa senza averla detta al capo? Non lo so. Comunque, cioè questa me l'ha consegnata, non so, là, un missile, uno di quelli che consegnano le missive, quindi missili credo si chiamino. Un missile, non so, del sud, la freccia del sud me l'ha consegnata. Ed è per te, Solomon, quindi io ho deciso di portartela. È tenuta benissimo, non mi ci sono seduto sopra, tieni per te. Ma dunque, non so se sarebbe in grado di leggerla, comunque. Beh, come si permette? Chi? Beh, no, questo cavaliere. Chi è? Ma un tale. Ma Don Chisciotte della minchia. No, della. Oh, della mancia! Perdonate, ma no! Mi sembrava un cognome un po' così, diciamo. Okay. Visto, meglio una mancia di una minchia, no? Sai come si dice, no? Quando non ti danno una minchia non ti danno niente dopo, eh? Comunque cos'è c'è scritto? Ma che umorismo hai, Morbillo? Ma, dunque, questo tale cavaliere che si proclama errante mi sfida! Vabbè, mi sfida perché lui crede di essere un cavaliere più errante di me, ma lui si sbaglia, lui non sa che quando c'è da errare io erro molto più degli altri, erro sempre. Mi sfida a un'impresa epica, la più epica di tutte! Epica? E non posso tirarmi indietro, perché io sono Solomon Kane, la mia bellezza, sai. Esige che io accetti. E quindi niente, in realtà mi servono dei testimoni, perché io sono un cavaliere errante, ma sono anche solitario. Ma devi essere i tuoi amici, devi essere sì, ma non ho testimoni, capisci? Come posso fare? Cioè, se nessuno testimoni la mia grande impresa, nessuno può sapere che io ho compiuto questa impresa. E soprattutto ci vogliono dei testimoni, perché voglio dire, la mia bellezza deve essere tramandata ai posteri. Vado a chiedere a Malattia. Allora, prima di tutto si metta agli atti che io non volevo prendere un tirocinante, ma l'Accademia di Magia richiede ai maghi più importanti che prendano dei tirocinanti per fargli finire il percorso di studi, bla 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 bla, perciò quest'anno sono stato incastrato e mi sei toccato tu. Dunque, sul tuo progetto di tirocinio c'è scritto che ti chiami Parsifal, corretto? Giusto. Quindi Parsifal, ti prego di seguire tutte le mie indicazioni. E cominciamo subito male, ragazzo, te lo dico subito. Vabbè, le pozioni le sai fare? Sì, qualcosina, dai, qualche filtro, qualche pozione per uccidere persone scomode, il solito. Questa cosa, ragazzo, mi piace. Penso che
potremmo anche andare molto d'accordo io e te. Certo, bisognerà comunque considerare che Morbillo sarà molto geloso. Sono anni che mi chiede di diventare apprendista e io come scusa dico sempre che superiore di grado a lui c'è ancora il Kraken e quindi non può farlo. Però adesso che ho preso te, cioè, cade tutto. Allora, adesso ti spiegherò come fare due pozioni che sono sempre molto utili e molto importanti. Una è come scambiare le personalità e l'altra serve invece per far dire a qualcuno tutta la verità. Allora, partiamo dalla pozione già pronta per poi vedere quali sono gli ingredienti fondamentali. Questa è la pozione che fa dire tutta la verità, la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Questa è la pozione che scambia le personalità, non solo dei giocattolini, perciò non iniziamo subito male. Bravo. Guardare ma non toccare. Ora, detto tra noi, sono due pozioni piuttosto semplici da fare se si seguono bene tutti i passaggi. Per esempio, se tu metti l'estratto di piedi di nano prima del culo di folletto, rischi che ci sia una reazione sbagliata, per cui invece che creare la pozione che fa dire la verità, tu crei la pozione che fa finire cosa ci fai qui nel mio cervello. Devo dirti una cosa urgentissima. Quanto urgente? No, perché io sto spiegando a Parsi. E ci pensi? È molto urgente. No, mi hanno sfidato a duello. Insomma, vogliono che io e il signor Don Chisciotte della minchia ci sfidiamo per fare un'impresa eccezionale, la più eccezionale di tutti. Ma io non so cosa fare e soprattutto ho bisogno di testimoni che testimonino questa mia impresa eccezionale di cavaliere errante che erra e quando erra e perché erra, ma non so chi chiedere, non so cosa fare. Ho bisogno di te. Lo vedi perché io in genere non mi complico la vita prendendo dei tirocinanti? Perché la vita già ce l'ho complicata. Perché questo coso è mio fratello Solomon e lui fa sempre così. Lui mi interrompe mentre sto facendo cose importanti, lui mi mette i bastoni tra le ruote mentre sto cercando di conquistare il mondo, lui mi fa di tutto. Ho portato io la lettera Solomon Kip. Vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Però adesso che ci penso, sfruttare questa situazione a mio vantaggio. In fondo è da un sacco di tempo che sto cercando un vampiro perché mi serve il sangue di vampiro per creare l'elisir di lunga vita. Allora dove trovare un vampiro meglio che in Romania? Solo che non è un minuto libero per andare in Romania, però potrei prendere come scusa di accompagnare Solomon. Hai detto che ti serve un'impresa davvero eroica. No, sì, molto eroica. Beh, si dà il caso che io possa darti una mano. Che bello. Ecco, che... vedi, ho saputo che in Romania c'è un villaggio che se la passa proprio male. Gli abitanti hanno bisogno dell'aiuto di un vero eroe perché hanno subito tante sfighe una dietro l'altra, poverini. Prima è arrivato un drago che ha incendiato tutti i campi, sono rimasti carbonizzati, poi tutte le pecore si sono trasformate in creature volanti con i denti aguzzi e le zampe da rapace e hanno sterminato tutto quello che hanno trovato sul loro passaggio. E poi purtroppo, oltre a questo, le pecore trasformate in animali hanno anche mangiato tutti gli uomini in età da marito. Quindi sposati senza l'uomo in età da morto, niente. E poi che cosa hanno fatto? Terribile, è arrivato l'uomo zucca e l'uomo zucca ha mangiato tutti i bambini e tutti i vecchi. Quindi niente più bambini, niente più vecchi. E alla fine di tutto è arrivata un'invasione di bruchi. Io immagino i bruchi che sarebbe perfetto questo posto per dimostrare che tu sei il migliore e il più generoso cavaliere errante. No, sì, allora è deciso, andremo assolutamente in Romania così io potrò far vedere, potrò far valere tutte le mie doti in questo villaggio così infestato. Ma sì, far vedere che sono io il cavaliere più errante, non quello usciate della smanceria. Parsifal... Prima di partire, tu prendi su e tieni per conto mio questa... la pozione che fa dire tutta la verità, perché potrebbe servirci in certe situazioni, non si sa mai. Mi raccomando, conservala per bene. Andiamo solo.
E che belle candele. Oh, ma guarda. Ma guarda, questo deve essere quel purgante buono del capo che mi può servire quando vado in giro. Adesso dobbiamo arrivare fino alla Romania e se no lì si mangia diverso da qua, dall'Inghilterra. Bisogna che mi porti dietro qualcosa, poi anche per il capo, che anche lui non vuol dire, però Morbillo lo sa che il capo è un po' stitico come Morbillo, d'altronde. Io quasi me la porto via. Aspetta. Oh, finita nella giacca di Morbillo, puta caso. E comunque... E adesso anche malattia che ha preso quel nuovo tirocinante, quel Percy, è fastidioso, vuole sicuramente prendere il mio posto. E poi così noioso, dopo Morbillo, cosa può fare un povero Morbillo solo e sperduto nelle lande desolate del mondo sconosciuto? Devo sicuramente, devo fare qualcosa per metterlo in cattiva luce. Che sta? Sei Percy? Parsifal. Sì, come vuoi. Ah, ma cosa c'è laggiù? Dove? Non lo so, ho visto una cosa. Se mi sono sbagliato. Scusa, non senti che malattia ti sta chiamando? Dai, andiamo, che dobbiamo partire là per la Romania. Che te devi venire, perché tanto sei sempre in mezzo alle scatole. Che miseria. Gli volevo rubare il portafoglio. Guarda, guarda cosa è venuto fuori a Morbillo. Una stupida boccetta. Vabbè, però se l'aveva con sé, forse il capo gli aveva detto di portarsela dietro. Allora io per dispetto la lascio qui, anche un po' nascosta così non la vede neanche. Ciao ciao, boccetta! Signore, si deve alzare, sta facendo una magra figura, state già perdendo contro il cavaliere errante. La tattica di tutti gli animali più forti è fingersi morti. Oh, cavaliere, messere, che cosa ci fate qui in Romania? Io non devo rendere conto a nessuno, essendo io il più grande cavaliere errante di tutta la storia, Don Chisciotte. Ma è Don Chisciotte della minchia, cioè volevo dire della mancia, della... vero? No, beh, io erro di più. Impossibile, cavaliere, nessuno erra più di me. Infatti io ho appena sfidato un cavaliere che si creda migliore di me nell'errare.
Costei e Rosita, fa il verso della gallina. Dai, sentito, Sancho, il verso della gallina di Bandieras. Ma veramente sta parlando nuovamente? Signore? Signore, ho detto che io, questo bel figurino, sono Solomon Kane. Oh, infida Rosita, ma anch'io conosco il linguaggio della gallina. Cocodè, cocco, cocco, cocodè. Avete sentito? È colui che avete sfidato, Solomon Kane. Solomon Kane? Il salame più buono di tutti. Veramente sarebbe Solomon Kane. È da solo, è molto errante. Dai. Nessuno è più errante di me. Ma io ho le prove. State a sentire. Che io sarebbi, che tu saresti, che gli sarebbino, che essi... fossimo, che io potrebbe essere. È un tantinello imbarazzante. È molto imbarazzante. Devo dire la verità. Se io sarei, se tu saresti. Comunque, c'è una sola cosa che mi guida qui. Anche a me! A me mi c'è una cosa che mi guida qui! Dimostrare che sono il cavaliere errante più grande del mondo! Ma allora, voi siete Don Chisciotte? E voi siete Solomon Kane? No, certo, certo, sono io il più errante e anche il più bello, non volevo... Come il più errante? Io sono Don Chisciotte, il più grande errante della storia! Ho errato per la mancia! Guarda, sbagliate la mancia! Per la mancia! Sbaglio la mancia! Sbaglio qualunque cosa! Io sono il più grande errante di tutti! Voglio dire, sono bello, io sono solo... Io non riesco neanche a guidare il cavallo! Signori, bentrovati. E chi sono questi? Mi ci siamo persi. Mi chiamo Parsifal. E li hai invitati tu? Ma guarda come sono strani. Che ipo, il tuo tirocinante fa degli inviti. Spero proprio che non li abbia invitati lui, perché sinceramente non... Cioè adesso altri 10.000 persone. Mi spinge, che ipo, mi basta, spinge. Basta, siamo due bambini. Basta, basta. No, non ti abbuono il tirocinio, eh. Chi siete? Simpaticissimi, che ipo! Come sono strani, che ipo? Non sono come noi, sono brutti. Sono brutti, ne sono... Vabbè, io non sono come i Cap. Chi sono Cap? Buonasera, mi presento, io sono il barone Vlad. Vi abbiamo visto nelle lontananze e pensavamo di scommettere qualcosa su di voi. Non è vero, seguito? Sì! Scommettere che cosa? Scusate. Oh, ma noi scommettiamo su tutto, scommettiamo sugli sport, scommettiamo su se domani il sole ci sorriderà, oppure se le tenebrose nuvole rattristeranno la nostra giornata. Scommettiamo su... qual è quella parola? Ah, scommetto che non ti viene. Oh, scommessa accettata. La parola era rapa sugosa. Scommetto che non è vero. No, invece era vero. E invece no. E invece sì. E no. E invece sì. E non è vero. Chi scommette che era vero? Chi scommette che era falso? Dire che questa scommessa è fatta perché non si riesce a capire chi sono i contendenti, quindi... È vero. Comunque vi abbiamo visto da lontano. Abbiamo visto che c'erano degli uomini piuttosto piacevoli, soprattutto uno. Ma ovviamente parleranno di me, voglio dire. Cioè, guardatemi. Ma... Lei è Dulcinea! Dulcinea! Non è possibile! È anche lei qui! Dulcinea, non va bene, non va bene! Sono pronto a scommettere che parla di una di voi due, ragazze. Ma dopo tutto potrebbe anche parlare di Katrina. Ma... tu sei Katrina? Da quando ti chiami Katrina? Scommetto che prima avevi un altro nome! È una scommessa che non mi sento di assecondare. Ah... quindi hai un segreto, nascondi qualcosa. Scommetto che non mi rivelerai mai che cos'è, vero? Dulcinea, ti ha seguito? Allora, prova ancora qualcosa per me. Non mi ha lasciato per quel sporco messicano. Scommetto che questo qui è la luna storta. Scommetto che questo è proprio pazzo.
Scommetto di avere ragione. Scommetto di avere ragione io. Io ho ragione. Io ho ragione. Scommetto di averla io. Scommetto che ce l'ho io la ragione. Scommetto che tu hai torto. Scommetto che tu hai torto. Scommetto che tu hai torto e io ho ragione. Scommetto che ha ragione lei. Perdonami, ma devo chiarire. Porque Dolcinea è qui. Presto, presto, scommetti. Adelina o Angelina? Adelina o Angelina? Adelina o Angelina, forza, su. Adelina! Adelina, Adelina. La risposta è Adelina. Questa, ragazzi, devo dire che era una quota altissima. Ma torniamo a noi. Noi due abbiamo scommesso su di voi. Abbiamo bisogno di chiarire la questione, di sapere chi ha vinto. Non è vero? È vero. Scusate, un momento di smarrimento. Intanto la pazzia prende sopravvento. Ho scambiato quella povera gallina per una ragazza. Rosetta! Prima o poi te materò. Vabbè, vabbè, comunque abbiamo scommesso su cose molto importanti. Oserei dire moltissimo. Tipo per esempio tu, uomo in nero. Immagino, ovviamente, di essere stato il centro dei loro discorsi. Ci chiedevamo se portavi anche le mutande nere, non solo l'abito. Signora, voi mi offendete! Ovviamente io non porto alcuna mutanda. Però noi eravamo d'accordo su una cosa. È vero. Quando ci vuole, ci vuole. Arrivo. Confermo, ripiazzo la mia scommessa esattamente come prima. Scusate, ma cosa avevate scommesso prima? Beh, avevamo scommesso su se non si lavava da più di un mese oppure no. Lei aveva detto di sì e io avevo detto di no. Illusi. Cioè, certo, sempre. Cosa intendete col termine lavarsi? Una donzella in difficoltà. No, io la salverò per primo. Scommetta di no. Ma barone, permettete due parole. Come mai nessuno di voi si sconvolge? Cosa sta succedendo? Boh, perché cose di questo tipo succedono quotidianamente qui, non è vero? Certo, sì, ormai ne siamo avvezzi. Scommetto che questo giro è stato perché è stata strangolata. Scommetto che l'hanno pugnalata. Io scommetto che è stata affogata nel letame. Secondo me l'hanno pugnalata. No, no. Morbillo, questa gente non me la racconta giusta. Sono un tantino strani. Strani, Cap? No, no, sono normali, Cap. Lui è strano. Quello che hai preso tu è strano, io non lo volevo. No, beh, intendo. Tutto questo scommettere mi sembra che abbiano un atteggiamento un po' ambiguo. Forse, cioè, guardali. Forse Cap è una bisca. No, una lisca di pesci, una bisca di pesci. Che pesci hanno le bische, Cap? Non mi ricordo. Chi di noi è più sacrificabile? Chi potrei sacrificare per mandarlo là a scoprire qualcosa su di loro? No, Morbillo, no. Mi serve, dopo tutto, alla fine, se no come lo sostituisco poi? No, dopo se lo scopre il consiglio dei maghi non mi fanno più prendere tirocinanti per 2 anni, cioè dopo a me servono i tirocinanti. Ma cosa, che? Ma fatti tuoi, ma via con quella. Perché io ne uso per queste cose, Kiko? Perché mi sento osservato? No, e chi? Devo dire, pensi? Parsifal. Mamma mia, che mi senti petico. Vuoi essere sempre tu al centro dell'attenzione? Non so proprio perché l'hai scelto, Cap. Secondo me era l'ultimo rimasto, proprio uno scherzo così. Cap, scegli gli scherzi.
Che poi io mi annoio, facciamo qualcosa, che poi io mi sto annoiando, facciamo qualcosa, Percy, io mi sto annoiando. E io mi annoio. Però, quello con la panza che non si lava da un mese. In fondo chi se ne frega di quello, scusa, potremmo andare quello. A trovare le informazioni che mi servono. Amico, caro amico panzone. Sai, non so se hai notato anche tu, io ho notato che questi tizi che scommettono sono un po' strani, sicuramente ci nascondono qualcosa, quindi avrei bisogno di qualcuno, no, ma qualcuno di comunque no, di molto coraggioso, qualcuno ho di capito, molto... Smetti no, di dire no, no prima di sapere cosa ho da dirti, scusa, ho bisogno di qualcuno che è molto no, coraggioso, no, che vada a fare domande per sapere cosa ci stanno a fare qui, da dove vengono, chi sono, cosa fanno nella vita. Ok, subito. Questo me lo insegni? Questo, mio caro, è un corso di un livello altissimo, avanzatissimo all'Accademia di Magia, perciò mi sbilancio e direi no. Ero venuto a chiedervi. Sì. Cioè, mi avevo mandato per chiedervi, sì, cioè di informarmi di... Ecco... Sì? Sì. Io mi chiamo Sancho Panza. Penso che sia sempre giusto presentarsi. Oh, ma benvenuto! Benvenuto, noi avevamo scommesso sul tuo nome. C'è chi aveva detto grassone, c'è chi aveva detto cretino, c'è chi aveva detto ragazzotto, ma nessuno aveva ancora detto Sancho Panza. Io però, se permettete, io avevo detto grassone, sono quello che ci è andato più vicino, quindi no, pagate. No, l'ho detto io. Per quello ti pago. Ho detto che l'ho detto io. No, vi siete messi d'accordo prima. Dal momento che io mi sono presentato, un po' informale, potrei sapere i vostri nomi. Chi siete voi, dai? Mi presento, io sono il barone Vlad e questa è la mia corte itinerante. Noi giriamo di città in città alla ricerca delle scommesse più eccitanti e seducenti che possono interessare i nostri proficui portafogli. Si può dire proficui? Scommettiamo che si può dire proficui. Sì. Secondo me si può dire. Secondo me non si può dire, scommetto che non si può dire. Sì che si può dire. No. Si dice ma con la Q. Con la C. Scommetto che è con la C. Con la Q. Io scommetto che è con la C. Che è con la C. È con la C. Io scommetto che è con la Q. Che è con la C. Per me si scrive come acqua. Acuto. Geniale. Ottuso. Nazione. Ma ragazzi, ma noi stiamo commettendo un errore grossolano. Noi scriviamo in cirillico. La Q non esiste. Parsifal, secondo me è quello lì, il panzone che non si lava da un mese. Secondo me non ho fatto proprio bene a mandare lui, non avrà capito niente. Perciò dovremmo utilizzare i nostri metodi da maghi per farci dire la verità da quel gruppo di persone. Tieni a portata di mano quella pozione che abbiamo preparato prima, quella che svela tutta la verità, che potrebbe servirci. Chi? Lo faccio io! Chi? Basta, mi andiamo! Chi? Andiamo! Mi spinge! Basta, andiamo! Mi sta spingendo! Ok. Percy, ma dove l'hai messa quella pozione che ti aveva dato il Kiko prima? L'ho sempre portata qui con me. E invece non è vero, te l'ho rubata io! Kiko! Tirocinante, come si chiama? Cirotinente. Il cirotinante, sì. Si chiama cirotinente? Mm-hmm. Come si chiama Kiko? Il tirocinante. Tirocinante, quello lì che è un fesso, io l'ho sempre detto. Ha perso la pozione. Non è vero, malattia, non ho perso niente! E invece sì. Me l'ha rubata lui. Kipo, non è vero. Tu lo sai, Kipo, che io non dico mai le bugie. Infatti, quella pozione lì era una pozione per dire la verità. E io l'ho rubata e l'ho bevuta tutta. Guarda quel naso, lo dice subito che non dice la verità. Un po' come Pinocchio. Kipo, tanto lo sapevo benissimo che non esiste più Pinocchio, perché l'ho ammazzato io quel maledetto burattino di merda. Perché aveva il naso... Sì, voleva dire che aveva il naso quello mio. Verde, morbillo, lungo, inimitabile. Ah!
va bene, non me ne frega niente di chi ce l'ha, basta che qualcuno dei due ce l'abbia e che alla fine risalti fuori quella pozione perché ci potrebbe servire. Quindi adesso vado un momento là e quando ritorno voglio che la pozione sia saltata fuori, non mi interessa come, non mi interessa chi ce l'aveva prima, ma deve saltare fuori. Capito? Insomma, Morbillo, lo sappiamo benissimo tutte e due che la pozione ce l'hai tu. Non è vero. È meglio che la tiri fuori subito, perché io devo finire le mie ore di tirocinio e quel cioè, malattia me le deve firmare. Ma non è vero che ce l'ho io. Cioè, o meglio, ce l'avevo perché te l'avevo rubata, però adesso l'ho persa. Non so se era stato là mentre avanzavamo con un solo, non lo so quando l'ho persa, non lo so. Va bene? Non lo so, non è che devo rendere conto a te di tutto quello che faccio, no? Appunto, e se sono un tirocinante, vorrei anche ben dire. Cioè, è detto che è come se dovessi dire tutto a te. E che cavolo? Scusa, allora, io devo rendere conto sulla malattia, che poi è il capo. Perché del capo? Io sono il capo tuo, perché tu sei solo un tirocinante. Ecco, e allora, e se poi voglio decidere di strappare tutto quel fogliettino dove malattia ti ha scritto l'ora di permesso, lo faccio, capito? Quindi come trattarmi bene, come un signore qual che sono. Bene, ma ho capito, però se qualcuno beve per sbaglio la pozione non so cosa possa succedere. Va bene, dai, chi se ne frega, tanto alla fine ho sicuramente una cosa per risolvere tutta questa situazione così un po' in crescenza. Ho preso da casa il lassativo, che tanto non si sa mai, potrebbe sempre servire in viaggio. Sostituiamo questa, no? Con quella pozione che dovevo avere, che ti ho rubato, che tanto tu a tua volta avevi rubato, che avevo rubato io, che avevi rubato tu e che tutti si erano rubati vicendevolmente. Ci mettiamo il lassativo, capito? Visto che sono un genio io. Impera, tirocinante da me. Capito, ma se poi qualcuno la beve per sbaglio, cosa succede? Cosa dobbiamo fare? Se uno beve un lassativo, secondo te cosa succede se la fa sotto? Vabbè, comunque il problema non sussiste, tanto l'importante è che stiamo attenti a non berla noi, cioè che stiamo attenti a non berla io. Bene, Morbillo, Parsifal, tutto a posto, ci siamo capiti? Abbiamo tutto risolto, Kipo. Praticamente quella pozione, no, che dicevamo, sì, l'aveva persa il tirocinante, ma io l'ho trovata e la stava mangiando un tasso, Kipo, ma io gliel'ho sottratta dalle zampe, prima di lui. Sì, lui l'aveva persa, Comunque adesso c'è. Non voglio sapere cos'era successo a quella pozione, però l'importante è che ci sia. Comunque, andiamo a raggiungere gli altri, perché quel barone Vlad, che sicuramente non ce la racconta giusta, ci ha invitato, visto che sta calando la sera, a trascorrere una serata piacevole, a detta sua, a banchetto nel suo castello, che è poco distante da qui. E siccome io voglio scoprire che cosa ci stanno tenendo nascosto in segreto, ho accettato il loro invito. Una festa! Andiamo a una festa, Kipo. Una festa a casa del barone. Sì, una festa. Chissà a casa del barone. Nasconde quel barone. Bene, andiamo, perché altrimenti non le ritroviamo più. Vieni, Pircine. Gordonzola! Dov'è? Dov'è Gordonzola? È qui! Dov'è? No, è là! Non sono io! È qui o là! Dov'è? Ma è qui! Non è di qua! O è là! No, è di là! Ah, forse qui! Mira! Ma dov'è la donzella? L'hai vista? No, c'è una luna gigantesca. La donzella potrebbe essere attaccata da un lupo mannaro. Un lupo mannaro? Maledizione! I boschi della Romania ne sono pieni. Ne sono pieni di lupi mannari. Sì, infatti, e noi stiamo cercando
La donzella? In una foresta piena di... lupi! Manari? Già! Ma dove sarà finito quel demente di mio fratello? Adesso il sole è anche andato tutto giù, stiamo facendo tardi, però sono uscito a cercare lui e quell'altro, parimenti, demente, perché non si sono fatti trovare per tutta la giornata. E però il barone ci ha invitato a casa, nel suo castello. Sospetto che uno di loro sia un vampiro. Chissà, forse il barone stesso. In ogni caso, il castello del barone è laggiù. Naturalmente Morbillo è già corso laggiù assieme a Parsifal perché iniziavano gli antipasti a buffet. Certo, conoscendo Solomon, non è mai possibile che sia dove tu vorresti che fosse. Non è mai possibile che ti piombi addosso al momento giusto. Malattia! Bene, eccovi qui finalmente. Dobbiamo andare al castello del barone. Ero venuto a cercarvi perché il barone voleva invitare anche voi. Ci ha invitato per un banchetto per trascorrere la serata lì da lui. E quindi sarà meglio che rientriamo prima che il sole cali completamente. Si fratello. Mangia? Ah, certo che si mangia. Oh, diavolo! Alla prugna! Alla prugna! Alla mela! Era meglio se li lasciavo qui comunque. No! Hai vinto e perso! Codesto divertimento puerile è quello che prediligiamo a questa corte. Tra l'altro ci piace tenere te pellicce, cappelli a tavola e un sacco di altre cose addosso. E facciamo anche molto spesso le gare di rutti. E vince sempre lei. Perdiamo sì. Sempre le scommesse. Faccio diventare tutti biondi, è incredibile. Sì, ma lei è una barona. Beve sempre tutte con le sue cose gasate, con le bollicine, ovvio che poi gli vengono i rutti, si beve quelle cose lì, no? Scommetto che se di quelle si vincerebbe. Siete solo invidiose, ci scommetto. Comunque, signori, l'unico barone qui sono io. Vediamo le cose un pelino più tristi. Per esempio, pensiamo intensamente alla tristezza. E pensiamo a quei poveretti che non hanno nulla da mangiare. Mentre noi qui abbiamo molto cibo. Molto, moltissimo cibo. Padrone, io non vedo del cibo in questa tavola. Ho fame. Come fai a non vederlo? E qui è molto ed è rigoglioso. Vedi, codesta brutta, il limone e un pomodorino, credo. Tutte dalla stessa pianta. C'è molto cibo. Come fai a non vederlo? Parsifal, tu lo vedi? No. Infatti. Comunque tacete. Gli ospiti devono portare rispetto. Comunque dov'è quella gallina? Senza di lei io non posso dimostrare di essere migliore, perché lei non può dimostrare di essere peggiore. Padrone, mi perdoni, ma la gallina non era lui, lei? Non quella gallina, Rosina, la gallina. Comunque, miei cari ospiti, è vero, dove sono finiti gli altri ospiti? Non staranno mica girando per il castello? Scommetto che hanno avuto bisogno del bagno. E io scommetto che non l'hanno trovato. Scommetto invece che avevano sonno e sono andate a fare un riposino. Comunque non è molto diretto fare un riposino a casa degli altri. Sì, effettivamente, poi manca il cibo. Cioè, volevi dire che, ecco, giustamente come facciamo? Scommetto che non gli vengono le parole. Scommetto invece che tu le hai, vero? Io scommetto che non le ha nessuna delle due. E io scommetto che tu porti una parrucca e puzza. Beh, ragazzi, a me non sembra molto corretto nascondersi a casa di un ospite. Ma cosa dici?
dici? Ma va, non avranno neanche notato la nostra assenza. Cioè, e poi ho lasciato lì Parsifal, se la gestisce lui. Ma qua è stato il piocinetto cretino. E poi che cavolo! Ah, quel dannato Don Chisciotte della minchia potrebbe trovare l'impresa più eclatante da fare, da svolgere. Io sono qui davanti a uno dannatissimo fuoco a discutere e a complottare con mio fratello, che era Marcius, adesso è malattia! Chiamarmi Marcius? No, ti chiamerò Stonschiotbert allora. Vero che tu ti chiamavi così? Sta zitto, silenzio. Comunque in realtà ho deciso di separarmi dal resto del gruppo mentre non ci vedevano, perché voglio scoprire qualcosa in più su questo barone che secondo me non ce la racconta giusta. Io ho il sospetto che qualcuno in quel gruppo sia un vampiro. Ehi, Kepu, senti, mi è venuta un'idea guardando questo fuoco. E se noi ce ne andassimo semplicemente? No. Morbillo, io ho accettato l'invito del barone solo perché penso che tra di loro ci sia un vampiro e mi serve il vampiro perché il sangue di vampiro è un ingrediente fondamentale per una pozione che sto preparando, un elisir particolare, quindi mi serve per forza. Siccome è difficile al giorno d'oggi trovare dei vampiri in giro, ho colto l'occasione, quindi io devo per forza sapere chi è. Non è che posso dissanguare uno a caso, quindi devo trovare il vampiro, sai, no? Sai che il sangue del vampiro fa bella la pelle del cracker, così mi puoi sportare un po'. Va bene, chi se ne frega, una fialetta o una damigiana, a me non me ne frega poi niente. Ma quindi quando mi hai proposto questo posto, l'hai fatto non perché volevi propormi una missione che ovviamente mi facesse diventare il cavaliere errante più meraviglioso del mondo, ma solo per una ragione utilitaristica? Comunque, a proposito di pozioni, Morbillo, ce l'hai ancora quella pozione che dice, fa dire a tutti la verità, che ti ho detto prima di conservare? Sì, per scoprire chi è il vampiro potremmo andare di là, versarla di nascosto nei loro bicchieri, così tutti iniziano a dire la verità, e se c'è qualcuno che è un vampiro, salterà su dicendo io sono un vampiro. Oh, geniale! Ma Schipo, certo che ce l'ho qui. A dire la verità mi sembrava che fosse di colore viola. No, è quella, Kepu. È quella che mi hai detto. Ma sei sicuro? Sì, sicuro. Mi sembrava anche che fosse una fiola più panciuta. Kepu, non mi sbaglio mai, Kepu. Certo che se ci trova il padrone di casa non ci facciamo una bella figura. Ma non potrà mica comparire così qui. Ma perché non venite di là? Il banchetto è in quella stanza. Mi sembra un po' maleducato stare qui attaccati. In effetti, mi sto sempre ragionando. Bene, ora che siamo tutti qui dentro, possiamo dare inizio ufficialmente al banchetto. Sì! Ma prima brindiamo insieme. Presto, Morbillo! Bisogna riuscire assolutamente a mettere la pozione nel bicchiere di tutti, così ci diranno tutta la verità. Morbillo? Morbillo! Ma cosa stai facendo? Lascia! E perché solo che ti devo dire una cosa, perché mi ha rimorsato la coscienza. Ma scusami Morbillo, ma porca miseria, ma quando ti dico di fare una cosa, ma è possibile che tu debba sempre sbagliarla? Ecco Morbillo, ha ragione! Ma è vuota! Ma vi siete bevuti la pozione che fa dire la verità? Me l'avete sprecata tutta! Non è possibile! Io pensavo fosse lassativo. Quindi tu lo sapevi che non era la pozione che faceva dire la verità? Ah, controlliamo subito adesso. È vero che da piccoli mi rubavi tutti i giocattoli? Che io non ne ho idea. Ma che vai blaterando? Accipicchia, che bell'uomo che sono. Che ma c'è un altro che ha il naso uguale al mio. E solo che è davanti a me. Hai portato la pozione che scambia le personalità. Ma io l'ho sostituito con lassativo. No, hai portato quella che scambia la verità, non è lassativo. No, te lo posso assicurare, dovevi prendere quella che fa dire la verità. Più mi arrivi con lassativo, no? Volevi arrivare con lassativo, poi quella che scambia le personalità, cioè ci mancava anche quella che fa crescere la proboscide e incrocia gli animali. Oh, mi sono sempre piaciuti i litigi prima di mangiare e anche dopo. I
litigare solo quando non si tratta di pagare il conto, vero barone? Perché noi paghiamo sempre e voi non pagate mai. Sì, io immagino che tutta questa storia delle scommesse sia per sovvenire alla vostra mancanza di pecunia. Sì, ci scommetto proprio che voi non avete un soldo. Ah sì, io scommetto che i soldi ce li ho, e scommetto tutti i miei soldi che i soldi ce li ho. Comunque, si dice sopperi. Scommettiamo che non è vero? Padrone, mi stia fuori, un consiglio. Ma perché non li abbattiamo? Oh, ci pensi? No, bando alle tante! Adesso ci penso io! Ma cosa ci vuoi fare con quello? Non è mica un paletto di frassino? E adesso come la risolviamo questa cosa dello scambio? Ma lo scambio si risolve da solo fra poco, perché tanto l'effetto della pozione è molto breve. Oh, allora, tanto le bande! Ma... Eh? Oh, che? Ma che sto facendo con un forchetto nelle mani? Scusa, cioè adesso... Non ho mai Signori, io sto perendo dalla fame! Ma allora perché non apparecchiate? Temo che intendano mangiare noi. Ah, ah. Noi chi? Io che sono indigesto. Faccio sempre indigestione. No, Morbillo, non funziona così. Fermi tutti! E se costoro fossero dei vampiri? Ma va! Padrone, sei un genio. Lo so. Sì, è vero, noi siamo vampiri. E voi siete la puntata principale. Ma d'altronde, che colpa volete farci? Noi siamo vampiri e assecondiamo la nostra natura. Noi mangiamo umani. Noi ci nutriamo delle vostre carni. Non c'è niente che possiamo fare. E non c'è niente che voi potete fare. Tranne fare una scommessa! Sì, fare una scommessa! La scommessa sarà mettere qui dentro uno spirito! Uno spirito dentro una fiala! Se ci riesci vi lascio tutti liberi, dal primo all'ultimo. Sei cretino, è ufficiale che sei cretino. Cioè, non lo so fare neanch'io di mettere uno spirito in una fiala. Questo non lo sa fare neanche il mago più potente che esista sulla faccia della terra. E se è impossibile, allora ci avete condannato tutti con questa stupidaggine dello spirito e della fiala e della fiala dello spirito. E io che non volevo neanche venire qui, in questa terra, mi ci hai obbligato tu. E io solo per... vince questa dannatissima sfida! E va bene, Tonkin, tu sei decisamente il cavaliere più stupido di tutti. E pertanto anche il più errante. Perché stavolta è proprio fatta grossa! Oltretutto, quando sono preda dell'ansia, le mie allucinazioni si fanno ancora più poderose. Non trovate? Ecco, cosa vi dicevo? Calmatevi tutti! Sì, lo so, sembra impossibile, ma la mia testa, la mia mente, che prima, quando Morbillo, diciamo, si era impossessato del mio cervello, era praticamente nulla, perché lui era essere molto stupido, adesso si è riacceso di nuove facoltà e io ho trovato... Smettila, per favore, Mattia. Ho trovato la soluzione. C'è una soluzione, voi non credete, ma invece c'è... Non posso, è vero, mettere uno spirito dentro questa boccetta, ma posso metterci lo spirito è molto spiritoso e anche spiritato, del resto noi, sapete, facciamo sempre dello spirito, e che spirito, e quindi vi dimostrerò che potrò metterci dello spirito, tanto spirito, tutto lo spirito che c'è, perché vedete, e voi pensate che io sia stupido, invece ho sbagliato il tappo, sono molto molto intelligente, ecco, lo spirito nella boccia. Oh, sono bello! È valida? È valida. Sembra valida. Sì, no. Ci ha fregato. Sulla nostra stessa arma. Le scommesse. È valida. Questa è stata condannata. Siete liberi. È valida. Bene, però che... E non è che si potrebbe mangiare qualcosa? Prima però voglio spegnere tutte le candeline, date buia, Morbillo! Morbillo!
siamo rimasti tutti al buio con dei vampiri. Non mi sembra una meravigliosa idea. Una missiva per il signor Somolo. Solo. Comunque, torniamo a noi. Noi abbiamo deciso. Scusa. La pazzia dell'amore. Ma no! Nemici che sparano! A mia! Che spara? No, aspetta. Allora, scusami. Rosetta! Prima o poi. No, la fa. Lo devo dire io a lei? Sì. L'unica parola che si scrive con due Q è soqquadro. No. Sì. Dico di no. Scommetto che sì. Io e aquilone, di no. Allora come no. Si scrive? Con scusa. La CQ. No, quello no. È acquerello. No. Anche acqua. No. Acquitrino. Scommetto che non ci capite niente. Acquazzone. Dov'è il mio arcinemico? Senza quella gallina non posso dimostrare di essere migliore perché non lo ho. Aspetta. Allora. Mettetevi vicini. La DM. Dov'è? Vai. Rosita. No. Avete sentito? È colui che avete sfidato, Salamon Kane. So. Vedo un attimo. Spellere l'eletema di troll. Anche lui. Vai. Ok, ti scommetto. Non dire ok. Aspetta, cosa te mi ricordo? Sono cosa... Ma che vai, me la tarando? Oh, oggi picchia che bell'uomo che sono. Oh, noi scommettiamo su tutto. Facciamo le scommesse sullo sport. Facciamo le scommesse sul meteo. Facciamo le scommesse sulla lunghezza dei capelli. Su quanto cresceranno. Facciamo la lunghezza su chi muore. La lunghezza. No. Rifà. Cos'è che lo fai? Ok, io ho capito. No, niente, ok. No. Vai. Cos'è che lo fai? Gli scriverai una lettera, Sancho. Tu, che lo sai scrivere. No, che lo sai. Scusa, posso... alla pugna. Cosa? E poi viene qua e dice capo non ce l'ha la pista. Esatto. Vai. Parsifal. Cazzo.